E bellati ragazzi, sono Gilbraga, sono qui oggi, tornato a portarvi un nuovo video. Oggi, come starete sicuramente già vedendo, vi porto un video in cui vi mostro quelle che secondo me sono le 10 migliori skin rare, quindi quelle da 1200 V-Bucks. Se vi siete persi il primo episodio, ve lo lascio qua in alto alla vostra destra, nell'info box, quindi lo trovate lì, potete cliccare e andarlo a vedere. Ricordo come sempre che se volete il terzo episodio, quindi in cui vi mostro quelle che secondo me sono le migliori skin epiche, quindi quelle da 1500 V-Bucks, dovete lasciare un bel like se chiamo di arrivare a, facciamo, 150 likes. Regà, ricordo inoltre che qua sotto nei commenti leggerò la vostra classifica personale riguardo alle skin che vi presenterò in questo video qua. Vi ricordo inoltre di passare, se volete, su questa pagina qua, perché avete sempre sott'occhio quelle che sono tutte le skin di ogni rarità, quindi potete andare qua e beccarvele, così sapete sempre quali skin ci sono per ogni rarità. Io direi che il video si trovò così: ogni volta vi dirò una skin, andremo a vederci un gameplay su YouTube in cui mostriamo queste skin qua, e successivamente darò un voto personale, ma spero che voi nei commenti lasciate un bel commentino in cui mi dite il voto per ogni skin che vi presenterò. Ricordo inoltre che le skin non le metterò in ordine in base a come mi piacciono, quindi non farò una classifica, ma vi presento semplicemente quelle che secondo me sono le 10 migliori skin da 1200 V-Bucks. Direi di partire qua, innanzitutto le state vedendo tutte in alto, ma sono in inglese, quindi non state lì a leggere, tanto ve le faccio vedere. I nomi in italiano non me li ricordo, comunque direi che possiamo partire. Allora, la prima skin che vi mostro è Survival Specialist, che questa skin qua è una delle più rare e più belle, secondo me. Andiamo a vederci insieme un bel gameplay su YouTube, giusto per capire cosa ne pensate voi. Allora, andiamo a vederci il video di questo qua, così capiamo giusto cosa ne pensate di questa skin qua. Io premetto che la trovo veramente veramente carina, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Andiamo a vedercela in game proprio, giusto per capire. Allora, questa skin qua secondo me è veramente veramente carina, abbinata poi con delle ali bianche, quelle, le prime ali che erano uscite, quelle del Ranger dell'amore. Secondo me è una grandissima accoppiata. Fatemi sapere secondo voi quale back blinks, quindi quale zainetto gli sta bene. Io, secondo me, quello che gli sta meglio sono le ali. Fatemi sapere voi cosa ne pensate invece. Direi che possiamo passare alla seconda, che, regà, è la Snork Ops, che secondo me, regà, questa qua rimane una delle skin più belle di Fortnite Battle Royale. Secondo me, regà, questa qua è devastante. Andiamo a vederla in game. Premetto che io sono un appassionato di... sono veramente un appassionato di skin basic, abbastanza molto molto semplici. Abbassami il volume di questi qua. Amo anche i colori, amo particolarmente i colori di questa skin qua, perché la trovo veramente veramente fica. Lui, quello in questo video qua, l'ha abbinata secondo me molto bene, perché il backlinks del cavaliere rosso gli sta veramente bene. Io personalmente consiglio anche le ali, quelle che vi ho già detto, quelle del Ranger dell'amore, che secondo me sta bene con il 90% delle skin. Per questo vi consiglio di abbinarla bene, perché questa qua secondo me abbinata con i backlinks giusti è veramente una combo che può competere con le skin più costose e più belle. Secondo me questa qua è veramente sottovalutata, perché in pochi ce l'hanno, ed è veramente veramente bella. Una terza skin che secondo me è veramente veramente bella è la Skull Ranger, che, vabbè, questa la sapete tutti, la ce l'hanno praticamente il 90% delle persone. È stata coppata da qualsiasi persona all'interno del gioco, perché è effettivamente veramente figa, niente, cioè nel senso è pazzesca, veramente veramente bella. Andiamo a vederci un bel gameplay osso, anche se sicuro ne avrete già visti a bizzeffa, perché ce l'hanno tutti quella. Cioè, guardate quanto è bella, pazzesca. Questa qua sta bene, penso, in qualsiasi backlinks, perché utilizzando un colore nero e bianco come base, il nero e il bianco si abbinano praticamente con tutto, quindi sta praticamente bene con qualsiasi backlinks. Però io vi consiglio le ali nere, le ali bianche, lo scudo del cavaliere rosso,
lo scudo del Cavaliere Nero, gli sta bene. Poi altri backblings. Secondo me gli sta bene anche il draghettino, quello dentro la zainetta. Ce ne sono tanti che gli stanno bene con queste skin qua. Per questo è una delle più coppate, ovviamente, perché se una skin sta bene con tanti backblings, sei più invogliato a comprarla, perché ci sono più combo da fare e sicuramente è più bella da vedere. Tra l'altro mi sono dimenticato di dare un voto alle prime due skin. Direi che possiamo dare un bel, facciamo un bel 8 alla prima skin, un bel 9 alla seconda skin. A questa skin qua direi che un bel 9 e mezzo se lo merita appieno, perché è una delle mie skin preferite questa qua. Raga, trovo che sia veramente veramente devastante. Tra le skin più belle non poteva mancare la skin natalizia, perché raga, cioè, imparagonabile con qualsiasi altra skin. Questa qua probabilmente insieme alla Snork Oops è una delle mie preferite, perché a parte che non ce l'ha praticamente nessuno, cioè nessuno ha questa skin qua, ce l'hanno in pochissimi, perché era proprio uscita all'inizio, quindi veramente veramente pochissima gente aveva questa skin qua. Ed è anche per quello che è difficile da trovare, quindi più è difficile da trovare più è anche bello vederla in game, quindi l'effetto che ti fa è anche migliore. Poi vabbè raga, guardate queste cazzo di corna, è pazzesca secondo me. Questa qua secondo me si avvicina quasi alla perfezione come skin, infatti mi sento di darle un bel 10. Ditemi quello che volete, ma per me questo è un bel 10. Pazzesca, questa qua è proprio bella come skin. Guardatela, guardatela bene, è pazzesca. È veramente veramente bella. Un posto in questa lista non poteva mancare alla Dark Bomber. Raga, andiamo a vedercela in game, perché questa qua, secondo me sono veramente sottovalutate le skin da 1200, perché ce ne sono tante che sono veramente veramente bellissime, trovo. Poi, oh, scelte personali, però guardate quanto cazzo è bella questa. Questa qua è proprio bella, ragazzi, ci fate caso. È veramente, veramente bella. Premetto già che nella lista ci sarà anche il Bright Bomber, che è la versione buona di questa qua. Quindi aspettatelo, che sarà sicuramente dopo di questo, me la sono segnata. Il Dark Bomber, secondo me, anche lui si avvicina molto, e dico molto, alla perfezione. Non è, secondo me, bella come l'arena, perché c'è tanta più gente, quindi neanche meno rara da trovare, quindi è giusto che abbia anche qualche votino in meno. Secondo me però è un bel 9. Fatemi sapere voi cosa ne pensate come voto. Come già vi avevo annunciato, c'è il Bright Bomber, che questa skin qua penso sia una delle più comprate in assoluto all'interno di Fortnite. Ci ha praticamente il 95% delle persone, c'era veramente tantissima gente, perché effettivamente era una delle skin più belle uscite verso inizio metà di Fortnite, quindi tantissima gente l'ha comprata perché erano delle più belle in quel periodo lì, e quindi tantissima gente ha approfittato del fatto che costa così poco, perché 1200, sì, in realtà sono sempre 13 euro, quindi tantissimo, però in realtà rispetto ad altre skin costava poco, quindi ci stava a comprarlo. Cioè, guardate, l'unica cosa che non mi è mai piaciuta tantissimo del Bright Bomber sono i colori dei capelli. Secondo me si poteva fare qualcosina di meglio, avrebbero potuto trovare un colore più fico. Questo qua non è bellissimo come colore di capelli, infatti non soddisfa abbastanza quella che è la mia esigenza di colori sobri. Questo qua non è un colore sobrio, purtroppo. Infatti per questo io non mi sento di dare più di 8 alla Bright Bomber, anche perché secondo me è parecchio, cioè il distacco che c'è tra 8 e 9 secondo me è tanto alto. Una skin da 9 è tanto lontana da una skin da 8. Questa qua secondo me è una skin da 8. Ok raga, ce ne mancano 4, ed è per questo che non potevo lasciar fuori la mia amica cinesina, che questa qua raga, io avrò, non so, avrò una passione per le cinesine, non lo so. Comunque questa qua la reputo veramente una delle skin più belle all'interno del gioco. Purtroppo non l'ho mai comprata perché ce l'ha un mio amico, e quindi con cui spesso gioco insieme, quindi non ci piace avere le skin uguali tra di noi, e quindi boh, l'ha coppata lui, non l'ho coppata io, e boh, amici come prima. Comunque guardatela all'interno del gioco, che bella questa skin qua,
con le ali del Ranger dell'amore. Non lo so, raga. Non ho mai visto una skin più bella di questa. Pazzesco. Questa skin qua, non lo so, avrò un fetish per questa skin qua. Per questo io mi sento di darle in pieno un bel. Allora, il 9 forse non se lo merita perché non è abbastanza dettagliata il vestito. Però io mi sento di premiarla di più rispetto alla Bride Bomber. Quindi le do un bel 8 e mezzo. Raga, io penso sia meritato. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa skin qua. Io la reputo veramente, veramente carina. Poi io, raga, ricordo come sempre che sono gusti personali, quindi è inutile che mi venite a scrivere quella skin lì è brutta, quella skin lì è bella, perché sono cose personali, quindi non è che posso... non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che è Gilb. E quindi non è che puoi farci più di tanto. Ne mancano 3. E io penso che tra le 10 skin rare più belle non potesse mancare la baschettara pazza. Questa skin qua, nel momento in cui è uscita, secondo me era molto carina da utilizzare, soprattutto se abbinata con i giusti back blinks, sapeva come difendersi. Perché questa skin qua, secondo me, era sottovalutata. Poi ditemi voi cosa ne pensate. Questa qua io l'ho sempre reputata una bella skin. Infatti mi sento anche di darle un bel 7 e mezzo 8. Probabilmente le do un 7 e mezzo, perché non è a livello della Bride Bomber o della Survival Specialist. Però è una bella skin, cioè io la userei molto volentieri. Non è una skin che ha tanta gente, quindi la rende anche leggermente più bella di quello che è in realtà. Perché il fatto che ci abbia poca gente, secondo me, aumenta anche la bellezza di una skin. Ed è per questo che io le darei anche un bel... facciamo 7 e mezzo ora. Non penso valga come la Bride Bomber e la Survival Specialist. Penultima troviamo la Maki Master, che secondo me, raga, io non lo so, avrò un fetish per le skin molto semplici, quelle soprattutto, ho probabilmente un fetish per le skin giapponesi, cinesi, quelle robe lì un po' orientali. Però la reputo veramente una skin carina, non bella, perché non è a livello di nessuna delle altre, però secondo me è, può rimanere tranquillamente tra le 10 più belle. Allora, in game risulta così, come vedete in questo video qua. È una skin abbastanza semplice, nel senso non è nulla di particolarmente figo, però è bella. Io la reputo veramente una bella skin. Poi a qualcuno sicuramente non piacerà, perché è una skin particolare. Tipo il backlinks non mi piace, non la reputo un bel backlinks. Però secondo me questa skin qua va utilizzata senza niente, senza nessun backlinks. Secondo me bisogna lasciare la semplicità della skin, e secondo me può rendere veramente tanto. Però ovviamente non è a livello delle altre, quindi io le posso dare un bel 7. E poi, raga, direi che possiamo passare all'ultima, che è una skin che non mi fa particolarmente impazzire, però mi mancava una skin, dovevo metterne 10. Questa qua direi che può essere messa come decima, perché non ne ho trovate di più carine. Ho fatto scorrere prima tutta la lista e non ne ho trovate di più carine. Quindi, raga, io ve la faccio vedere in game, ma non è che la reputo più di tanto una bella skin. Cioè io mi sento di darle la sufficienza a questa skin qua, perché comunque non è male. Però non la comprerei. Quindi io ve lo dico, non la comprerei. Cioè, guardate un po' come all'interno del gioco. È una skin abbastanza, particolare. Però, abbastanza sempliciotta. Ce l'ha poca gente, vabbè. Questo qua non è un fenomeno, là. Però la skin che ha poca gente, quindi può risultare carina. Però, raga, io non mi sentirei di spendere 1200 V-Bucks per questa skin qua. Ve lo dico molto sinceramente. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa skin qua, perché non lo so. Io mi sento di darle un 6/6 e mezzo, però penso più 6, quindi metto un bel 6. E niente, raga, io penso che questo video qua si possa concludere con questa skin qua. Vi ricordo di passare nel link in descrizione, che troverete questo sito qua, in cui potete andare a vedere tutte le skin. Niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento. E niente, ci vediamo direttamente al prossimo video.